spalle 45 anni di carriera cinematografica e la fama di regista provocatrice e provocatoria. È Liliana Cavani, una delle registe di maggior successo del cinema del bel paese, che partecipa al Festival del Cinema di Roma nell'inedito ruolo di giudice d'eccezione dell'evento 9 giorni di grandi interpretazioni, il casting organizzato dal Gioco del Lotto e da RB Casting, che permetterà agli aspiranti attori di mettere in mostra il proprio talento. Parte il casting organizzato dal Gioco del Lotto, come nasce questa iniziativa? Beh, questa è un'iniziativa che è nata l'anno scorso e ha avuto un sacco di successo. Nasce da un'idea, da un'esperienza che ho avuto di un tour di casting che è stato fatto, ha avuto molto successo, è una cosa abbastanza interessante perché per noi casting director siamo sempre bombardati da materiale, da persone che vogliono incontrarci, cioè, e è sempre difficile perché quando fai un casting hai tempi strettissimi e devi andare sui professionisti perché non puoi perdere più di tanto tempo. Ho avuto l'idea di fare un tour in giro per l'Italia e andarmi a vedere nelle varie regioni, teatri, compagnie teatrali, giovani attori che non avevano la possibilità di stare a Roma e di partecipare ai casting, però che magari a livello regionale ci sono insomma dei talenti inespressi. E ho trovato delle cose molto interessanti, alcune le ho fatte lavorare in dei progetti. Fino al 3 novembre chiunque potrà sfruttare l'occasione di sostenere un provino davanti alle telecamere di RB Casting, che mette in palio la possibilità di fare parte di una grande produzione cinematografica. Il tutto sotto gli occhi attenti di una giuria di mostri sacri del cinema, Michele Placido, Marco Risi e Liliana Cavani. È stata proprio la regista modenese a inaugurare lo scouting. L'attore deve essere molto in contatto con se stesso ed è una cosa che a molti non capita. Non capita a tutti di essere in contatto con se stessi, molti sono dispersi e quindi è una cosa che se anche lo prendono alla leggera, ma appena fanno un provino secondo me si accorgono che ci si aspetta da questa risposta non solo delle parole ma un atteggiamento, un'espressione, e chissà se lui la controlla questa, e questo è per quello c'è sempre abbastanza misteriosa anche per loro. Un artista che non ha bisogno di presentazioni e che quest'anno ha una motivazione in più per presenziare al festival. Tra le iniziative del Festival del Cinema di quest'anno, in questi giorni sarà proiettata la versione restaurata dei Cannibali, un suo grande successo, un film che all'epoca fece molto scalpore. A suo parere, come colpirà le nuove generazioni? Ma non lo so perché diciamo che la protesta è sempre attuale, perché adesso in questo momento poi è sempre attuale, c'è sempre qualche cosa che andrebbe aggiustato, che andrebbe cambiato e quindi che andrebbe rivoluzionato, e quindi penso che sia compreso in questo. È tratto dall'Antigone, che appunto la protagonista è una ragazza che si oppone alla dittatura e lei disubbidisce e preferisce andare incontro alle conseguenze che ne derivano. Perciò diciamo che Antigone, come tutto il teatro greco, è sempre attualissimo. Un cinema d'impatto quello di Liliana Cavani, che non ha mai nascosto la sua voglia di sperimentare e di provocare dietro la macchina da presa. Una carriera che negli ultimi tempi si è evoluta verso la televisione, come testimonia l'ultimo lavoro della regista Troppo Amore. È cambiato qualcosa nel suo modo di fare cinema da allora? Ultimamente si è molto avvicinata al mondo televisivo, il suo prossimo lavoro si occuperà di donne fragili, diciamo, e vittime di stalking e di violenza. Beh, questo è un film per la televisione, andrà in onda credo gennaio, ed è un film proprio contro la violenza verso le donne. Lo stalking, che in realtà vuol dire persecuzione, e parla soprattutto delle donne picchiate e ammazzate. È una persona che ti picchia, che non ti vuole bene assolutamente, questo è un equivoco pazzesco, però ci cascano in tante, che la cosa rimane, mi stupisce perché si legge sul giornale continuamente questa roba qua, ma si fanno picchiare e non denunciano per non fargli del male, o perché se un marito, la suocera, la maglia, non guastare la famiglia, e quindi succedono delle cose, guarda, abbiamo con gli sceneggiatori, abbiamo visto, ci sono dei centri antiviolenza, eccetera, c'è una roba pazzesca.